Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video, qua è Matval e oggi vi insegnerò un piccolo trucchetto per fare elisir nero con semplici archi e pozioni del fulmine. Ok, cosa vi servirà? Appunto gli archi e le pozioni, ma anche di essere in Lega 3, Oro 3 scusate, perché c'è molta più possibilità di trovare appunto gente con elisir nero. Ok. Adesso io vi dico anche di entrare, cioè se volete entrare nel mio clan, Legionarius, appunto dovete avere almeno 800 trofei ed è solo su invito. Ok, io nel frattempo cerco il villaggio e riprenderò quando appunto l'ho trovato. Ok, ho trovato il villaggio e qua come vedete c'è il municipio fuori e una grande quantità di elisir nero all'interno. E se voi non, cioè, come dire, non avete il tempo di ogni volta farvi le pozioni, che fare? Cioè, voi trovate appunto i municipi fuori, oppure se volete anche togliervi qualche trofeo, perché tipo uno al municipio dentro, delle trivelle fuori piene, voi attaccate senza problemi. Basta che almeno siano piene anche a livello, cioè devono essere minimo livello 2. Allora, qua cosa faremo? Qua attaccheremo subito il municipio, così sapremo già che vinceremo e non perderemo trofei. Poi, attaccare eventuali trivelle. Qua come vedete è vuota, ma giusto per attaccarla ci sarà boh, 10 di elisir nero. Infatti, circa una ventina di elisir nero. Ok, dovete sapere che nelle trivelle potremmo rubare il 75% di elisir nero. Allora, nella trivella numero 1, cioè il livello 1, potrete rubare 90 di nero. Poi livello 2 si aumenta a 180 e poi fate voi 360. Ogni livello così, perché se sono piene, appunto, potete rubare il 75%. Ok, come vedete, il municipio è distrutto. Abbiamo fatto una stellina e possiamo. Cioè, abbiamo vinto. Noi che facciamo adesso? Prendiamo le pozioni, fulmine. Le buttiamo nel deposito. Ok. E noi possiamo terminare qua. Possiamo vedere magari altre, non so, trivelle. Qua non ce ne sono più. Ok, facciamo termina partita. E abbiamo vinto più di 449 di elisir nero e ben 11 trofei, utilizzando solo 27 arcieri e 3 pozioni fulmine. Ok, torniamo a casa. Come vedete, con sto metodo mi sono fatto il re barbaro livello 3 e ho ancora 8500 di elisir. E che dirvi? Il video qua fi è finito, al prossimo video vi farò vedere come fare tante risorse. Vabbè, io vi saluto e ciao a tutti ragazzi.